Bella a tutti ragazzi, sono Kisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Quindi penso che semplicemente dobbiamo entrare negli studios. Che c'è che non... Che problema c'è? Quel Wizard laggiù ha detto che non possiamo entrare se non abbiamo un pass. Se le cose stanno così, perché questa è la... Perché questa è la prima volta che ho sentito parlare. Cioè, non puoi fare qualcosa? Sei pregato di mostrare il pass per gli studios. Oh, non è uno? Solo il personale autorizzato può accedere all'interno. Cosa? Ma Sonia ci ha invitati. Sonia li ha invitati, certo, come no. Non posso credere che non ci abbia pensato prima di farci venire fin qui. Beh, visto com'è popolare, sono molto impegnata. Queste cose accadono. Prendiamo la strada d'onda ed entriamo e andiamo a cercarla. Sì, ragazzo, sono una buona idea. Parlaci, facci qualcosa. Ah, Geo, cosa ci fai nel mio camerino? Mi stavo ancora preparando. Cosa ci faccio? Non ti sei dimenticata qualcosa, Sonia? Oh, il post per gli studio, scusami. Va tutto bene, devi essertene dimenticato. Mi stai prendendo in giro? No, beh, forse solo un po'. Proprio, hai proprio colpito nel segno. Sono lieto che possiamo parlare tra noi con questa onestà. Sì, anch'io. Ok, prima che te lo scordi, ecco il pass studios che vi serve. Gio riceve il pass studios. Mostralo alla guardia e inizia all'ingresso. Dovrebbe farti entrare. Mentre vai, io effettuo il cambio. Il cambio? Sì, cambio, inteso come cambio d'abiti. Oh, figo, ok, allora credo che ci vediamo dopo. sì. Io rimango anche a guardare. No, ok, no, non dico niente. Ok. Ho il pass. Già hai usato il pass studios. Prego, entra pure. Wow. Wow. Ok, wow. È parecchio grande anche dentro. Non sembrava quella dalla strada 1. Wow, si sente davvero di essere dentro degli studios. Davvero figo, eh? Non sono mai stato in un posto del genere. È quasi soffocante. Vengono realizzate qui molte serie televisive. Ragazzi, non agitatevi in questo modo. Siamo degli attori che stanno per comparire in una serie TV. Dovreste essere più composti. Hai ragione, ha ragione. Non avete detto comparse? Jack, attenta come parli. Ad ogni modo, appariremo in una serie TV. Non siamo degli inutili stagisti o simili, perciò siate fieri. Sì, agli stagisti non è permesso essere fieri del proprio lavoro. Ehi ragazzi, effettivamente mica ha detto una gran cosa. Ah, si è cambiata proprio d'abito, ok. Buongiorno, scusate se mi sono scordato i pass per gli studios. C'è lui il punto di domanda, certo. Wowzers! Che cosa c'è, Bud? Sei così carina con questo completo, Sonia. Ti ho vista innumerevoli volte in TV, ma guardarti dal vivo ti rende ancora più fantastica. Sì, sei fantastica! Davvero, non imbarazzatemi. Ah, oggi è davvero super stupenda. Non preoccuparti, Luna, nessuno può oscurarti. Sonia Strum, come ha detto la sorellona, devo tenerla d'occhio. Anche lei può eseguire il cambio d'onda M. Chi sei? Lui è Jack, un nuovo studente della nostra scuola. Non ti dispiace se oggi si unisce a noi? Ovviamente no, ho piacere di conoscerti, Jack. Ciao, Sonia! Chi qua, conoscono tutti. Chi è questa? Chi è? Ehi, Belle! Ah, Belle, ok. Sono questi i tuoi amici? Proprio loro. Piacere di conoscervi, mi chiamo Belle. Piacere di conoscerti. Belle starà volando con me alla serie TV. Oggi fa la parte della mia amica con questa... come guest star? Sto cercando di migliorarmi apprendendo ogni giorno il più possibile da Sonia. Potresti insegnare una cosa o due anche tu, Belle. Ti parlo... Oddio, ok, ho capito. Ice, sei Luisa di Belle? Non solo quello, sono pure la sua manager. Dovresti sapere che Belle sta scalando rapidamente il mondo dello spettacolo. A pensarci, questa sarebbe la tua chance di farla fuori prima che ti rimpiazzi. Piantala, Ice. Effettivamente un po'... Molto presto prenderà il tuo sogno, il tuo posto, Sonia Strum. Stai a guardare, nessuno può fermarla. Questo lo so già. In effetti lo so meglio di tutti gli altri, visto che ci lavoro insieme. Ah, com'è possibile che tu conosca le capacità di Belle? Ha uno spiccato spirito competitivo. Proprio come Prez. Hai detto qualcosa? No, niente! E Belle, devi smettere di essere amica di Sonia. Lei è la regina delle montagne che sta cercando di scalare. Io non la considero una mia nemica. Io la rispetto. Basta chiacchiere. Ad ogni modo, è tempo di andare in sala. Perché un wizard dal sangue così caldo è stata chiamata Ice? Effettivamente ha ragione, Ice è ghiaccio per chi non lo sapesse, ma lo sanno quasi tutti, quindi che figura di merda. Ci vediamo dopo le riprese, Sonia. Ok, a dopo. Almeno c'è un wizard divertente nei paraggi.
No, Jack, no. Beh, devo andare alle prove, quindi ci vediamo dopo. Riceverete una chiamata quando dovete apparire sullo schermo. Fino ad allora fareste meglio rilassarvi. Le riprese avverranno nel viale alberato che c'è all'ingresso. Capito? In bocca al lupo, Sonia. È iper famoso, Sonia. Non aspettavo che tra il 2 e il 3 ci fosse tutta sta cosa. Beh, ed ora che facciamo? Visto che abbiamo fatto tanta strada, facciamoci un giro per gli studios. Vogue, fate una ricerca di tutti i luoghi di interesse dell'area. Vogue sembra il giornale, ragazzi. Ok. Ah, questo? Quindi questo sarebbe un proiettore d'onde reali, giusto? E cosa fa? So solo che è grande. Chi sei tu? Ehi, non trovi che sia un dispositivo fantastico? Ah, sì, teoricamente sarebbe un grosso proiettore, vero? Sì, è la gioia del suo creatore. Che tipo di onde reali c'era? Oh, anche al tuo Wizard piacciono queste cose? Non stupirti, ma questo proiettore genera il palco del concerto di Sonia Strum. Oddio, un palco? Il palco per il suo concerto? L'intero palco sarà composto da onde reali? Fantastico, non è vero? Sto per iniziare a fare le regolazioni finali. Sarà perfettamente operativo per il concerto. Puoi guardare se vuoi. Oddio, fantastico, è velocissimo. È davvero abile, eh? Non sarai per caso un Geostellar, vero? Come fai a sapere come mi chiamo? Sonia parla molto spesso di te. È una ragazza grandiosa. È così gentile anche con quelli dello staff come me. So che ha avuto un triste passato con entrambi i genitori morti. Non sapevo che fossero morti entrambi. Ma che sfiga, ma lei sorride sempre ed incoraggia tutti coloro con cui lavoro insieme. Anch'io ho avuto molti problemi in vita mia, ma vederla così energetica mi fa venire voglia di dare il massimo. Ad ogni modo, il mio nome è Sterna, sono a capo dello staff. Tutti i membri dello staff sono brother. Abbiamo formato un team con il proposito di fare il concerto perfetto. Il nome del nostro team è Sonia Supporter. Scommetto che Sonia sia molto felice di avere delle persone che lavorano per lei tenendoci così tanto. Grazie per le tue parole. Sosteniamo Sonia al massimo delle nostre capacità. Fai in modo di essere il migliore amico possibile per lei. Lo farò, promesso. Comunque, non dovresti andare alle registrazioni della serie TV. Oh, vero. Dovrei andare nel viale alberato e vedere se è ora. Dov'è il Wizard detto alla luce di Sonia? Senza quel Wizard non possiamo iniziare a girare. Tu, non so chi tu sia, ma vai a cercare quel Wizard per me. Come possiamo potrei farcela? Ho qualche indizio che mi potrebbe aiutare? Fammi pensare. Lascia che sia un buon amico della Wizard truccatrice. Probabilmente la Wizard truccatrice si trova nel camerino di Sonia. Beh, ragazzo. Per me va bene, sembrano tutti così impegnati, credo che cercherò quel Wizard. Ok, se ne sei convinto. Il Wizard adesso le luci di Sonia Strum penso sia all'interno del mixer. Dove si trova? È il grande monitor nella sala montaggio, vuoi che vada a cercarlo? No, va bene così. È il grande monitor della sala montaggio? Cioè quello? Questo? Ok. Ok ragazzi, però vedo che stava diventando un po' troppo lungo, pensavo di fare le riprese in questo momento, ma evidentemente mi sbagliamo. Quindi, se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! Ehi Press, ti sei truccata? Ah, di cosa stai parlando, Omega Sis? Non mi sono affatto truccata. Sei sicura di non esserti messa in gingheri per le riprese della serie TV? Ho detto di non essermi messa in gingheri, quindi non l'ho fatto. L'ha fatto di sicuro. Non c'è alcun dubbio. Concordo. L'ho vista sistemarsi. Ok, va bene, va bene. Wow. Questi sono gli studios. È parecchio grosso come edificio.